È una bellissima serata questa, che è dedicata alle opportunità che bisogna assolutamente dare a chi è meno fortunato, ai disabili. Effettivamente ci sono purtroppo troppi ragazzi con problemi causati da incidenti stradali, e questa mia, diciamo, amicizia con Alessio e questa mia stima per lui, per come ha saputo reagire, è un messaggio importante che bisogna dare ai ragazzi, che purtroppo dopo che è successo l'incidente non si può più tornare indietro, quindi è meglio prevenire. È un messaggio di, non dico di prudenza, perché non si può dire a un giovane di essere prudente, ma di guidare e di utilizzare la strada sia in moto che in macchina che in bicicletta con intelligenza, e anche se magari si è più bravi degli altri o si è più capaci di correre forte degli altri, cercare di mettersi in testa che magari qualcuno è meno bravo di te, o è più distratto, o è al telefono, o ha qualsiasi cosa, ti attraversa la strada, fai un incidente e magari rimani tu in sedia a rotelle. E quindi abbiamo rispetto per chi guida peggio di noi, e abbiamo rispetto per chi è stato sfortunato e ha tutti i diritti di poter utilizzare le strade come abbiamo noi.